che rischiamo di perdere, che invece oggi devono essere valorizzate e possono essere anche tesoro e lavoro per molti giovani, perché al finale di prima poi vogliamo dare questo. E quindi incontriamo gli amici marchigiani che avranno un bel racconto, avete gusto, no? Io li conosco, quindi so ciò di cui parlo, lo conosco e l'ho anche mangiato, nel senso che è un bellissimo. E racconteranno del loro territorio che inizia un po' più dal basso, ma già in modo collinare, non collinare, conosciamo della Valtaso, e lentamente sale fino ad entrare nel Parco Nazionale di Sicilia. Tutto quel territorio è un territorio estremamente importante, non solo per le eccellenze che produce di nicchia e che è un ritorno a mangiar sano, cosa che cerchiamo tutti noi oggi, che è difficile la grande ristorazione ci possa dispensare, la grande distribuzione, scusatemi, ma e poi soprattutto è un percorso anche dove l'arte, la storia e la cultura sono fondamentali. La cultura noi l'abbiamo intesa, Salvatore, presidente della Commissione Ticinolona, e il bagno che abbiamo, come dire, dal quale abbiamo ottenuto la possibilità di fare questa storia, è proprio un bagno di cultura. E allora abbiamo intesa la cultura in una serie di percorsi con i nostri ragazzi della cooperativa in senso molto ampio, no? Ed è iniziata con la storia collegandoci alla